Ho fatto dei miei sogni il mio lavoro. Nel nome di Carlo Urbani, la sua forza, il coraggio e determinazione, le Marche si riconoscono e investono nel valore del capitale umano. La nona giornata delle Marche a San Benedetto si è svolta nel segno della coesione di una comunità segnata dalla crisi, ma affatto rassegnata. Anzi, come fecero i padri marchigiani che si sono distinti nel mondo per il loro coraggio e intraprendenza, il cambiamento va interpretato e lo sguardo orientato verso il futuro. Questa giornata delle Marche è dedicata al capitale umano, ovvero alla forza morale della persona, delle famiglie della nostra regione e anche delle istituzioni che devono recuperare generosità, coraggio, determinazione, non rassegnarsi, recuperare soprattutto vitalità. Quello della vitalità è il principale indicatore che ci preoccupa in questo momento. Ci sono proprio dei dati che misurano la vitalità della comunità nazionale, in questo caso, che sono al di sotto delle medie europee in maniera impressionante. Quindi esiste una crisi finanziaria, esiste una crisi economica, ma forse altrettanto e più preoccupante è la crisi di vitalità, ovvero la capacità di poter rispondere alla crisi che morde con la forza, con l'energia che deriva dalla solidità personale e dalla solidità e dalla coesione della comunità. E non a caso celebriamo la giornata delle Marche alla presenza dei marchigiani nel mondo, che hanno vissuto storie di immigrazione in anni di altrettanta difficoltà di quelli che stiamo vivendo e che hanno trovato la forza, il coraggio, la determinazione per comunque conquistarsi il futuro. Il futuro della nostra regione, il futuro della nostra comunità è di tutti, è dei giovani soprattutto, ma anche di tutti gli altri, in uno spirito di unità forte della regione. E quindi dobbiamo tutti ritrovare il coraggio, la determinazione, la forza che hanno avuto i nostri emigranti nel momento in cui si sono conquistati il loro futuro. Noi ce lo dobbiamo riconquistare qui nelle Marche, nella nostra regione. Una comunità che resiste in uno scenario segnato dal sesto anno di difficoltà economiche e con lo sforzo del governo regionale per tenere la coesione. La resistenza in un momento drammatico di crisi, non dimentichiamo che siamo al quarto anno di recessione e al sesto di difficoltà economiche, siamo partiti nel 2008, è un indicatore che testimonia quanto grande sia stato lo sforzo del governo regionale per tenere la coesione della nostra comunità. Stiamo parlando di 1 miliardo di euro che sono andati ai lavoratori, a 100.000 lavoratori per proteggerli dalla perdita del lavoro, di 140.000 ticket sanitari da cui sono stati esentati i lavoratori che hanno perso il lavoro. Stiamo parlando di 250 milioni di capacità di spesa che la Regione Marche ha trasferito agli enti locali per praticare politiche sociali, quindi compensare i tagli che il Governo nazionale ha fatto in questa materia. Quindi un grandissimo sforzo che dovremo rinnovare anche nel 2014, quindi il bilancio di previsione del 2014 prevede massima concentrazione sulle politiche sociali per difendere tutti coloro che sono in condizioni di fragilità. Opportunità ridotte per tutti, rimarca Spacca, ma urge riprendere la strada della crescita. Noi stiamo vivendo una cosa che nella nostra storia non c'era mai stata. Non è mai successo nella storia della comunità nazionale che per 4 anni consecutivi si perdesse ricchezza. Ricchezza significa capacità, prospettive. Noi abbiamo registrato 8 punti di perdita del PIL negli ultimi 4 anni. Questo significa che le opportunità si riducono per tutti, nessuno escluso. Per alcuni che già erano a livello di sopportazione, questa riduzione delle possibilità diventa un inaccettabile confronto con la quotidianità. Quindi è chiaro che innanzitutto dobbiamo riprendere la strada della crescita. Senza paura, con la forza morale di Carlo Urbani, il medico di Castelplanio che dedicò la vita alla ricerca e alla solidarietà e che riuscì, con il suo sacrificio, a scongiurare la pandemia della SARS in Vietnam. Alla sua memoria il premio del Picchio d'Oro, consegnato alla madre e alla moglie sul palco del Parariviera gremito e commosso in uno scroscio interminabile di applausi. A 10 anni dalla scomparsa del dottor Carlo Urbani viene assegnato il Picchio d'Oro alla memoria del dottor Carlo Urbani. L'umanità del dottor Urbani è un esempio per tutti i ragazzi incitati dalla mamma Maria ad imparare a sognare come lui e coltivare i suoi valori. Per me Carlo non è scomparso da 10 anni e dico ha compiuto la sua vita terrena, però continua attraverso
gli esempi che ci ha lasciato attraverso il suo cammino, che deve servire per essere testimoniato a quei giovani che debbono imparare a guardarsi, che debbono credere in una solidarietà che nasce stando fianco a fianco. E ricordare Carlo significa ricordare quei grandi valori che Carlo ha coltivato, continua a coltivare attraverso il ricordo e attraverso anche, speriamo, l'associazione AIUCU, che ne continua il cammino e i progetti. E di coraggio ne è stato esempio anche un marittimo sanbenedettese, Tommaso Palestini, che a fine anni 50 fu capace di condurre in Sierra Leone due piccoli motopescherecci, attraversando il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, con il solo ausilio di una bussola, a lui il premio del presidente. Siamo stati sempre pionieri del mare. I lavori in mare ne avevo fatto consecutivamente 43 anni, da 13 anni, perché io all'età di 8 anni facevo la terza elementare, le mie vacanze scolastiche le trascorrevo in mare con mio padre, che avevamo la barca e mi portava in mare. Nell'aver voluto assegnare il premio del presidente a un marittimo che nel 1958, insieme ad altri uomini, a soli 26 anni compì diciamo un'azione veramente straordinaria, perché partì da San Benedetto ed arrivò in Sierra Leone con una barca di 12 metri avendo come riferimento solo una bussola e nient'altro, un ramoscello d'olivo sull'albero della barca. Quindi veramente un'epopea. C'è bisogno di questo spirito, c'è bisogno di uno spirito di chi vuole tentare, vuole osare, vuole scoprire opportunità nuove. La ricchezza delle Marche, le sue origini storiche, culturali e i suoi illustri figli vengono raccontati dalla voce di Lucia Mascino nel filmato che è stato proiettato nel corso della cerimonia. L'ambizione del classico, le Marche e i grandi marchigiani, a cura di Giorgio Mangani, è prodotto dalla Fondazione Marche Cinema Multimedia. Il documentario è stato realizzato da Andrea Pietrella, Marco Fagioli e Matteo Bonacci, filmmaker e videoartisti, giovani e visionari, capaci di riproporre un'immagine innovativa e diversa del territorio, aperta ai futuri possibili. Sono state poi le note dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana a liberare le emozioni della serata, con il concerto per le Marche, nel ricordo di Jimmy Fontana, il nostro cantante noto nel mondo e recentemente scomparso. Con l'ingresso della Corale Bellini, uno dei momenti più attesi, la prima esecuzione dell'Inno delle Marche di Giovanni Allevi con il testo di Giacomo Greganti. Il testo è stato poi interpretato anche in versione pop dai B-Twins, i gemelli sanbenedettesi che nel 2011 hanno partecipato al Festival di Sanremo. Sul palco anche il presidente della commissione giudicatrice del testo, Giulio Rapetti, in arte Mogol, padrino delle due promesse della musica italiana. Noi abbiamo preparato il disco insieme a loro, posso dirvi che è bellissimo, veramente emozionante. E oltre a essere molto bello, si può anche ballare, perché è importante, perché sennò si fa una volta all'anno la celebrazione o... Invece è ballabile, è molto piacevole da ascoltare, quindi io credo che e spero che le radio delle Marche la trasmettino, perché è trasmettibile, nel senso è come una canzone bella. E l'aggettivo più calzante per descrivere i marchigiani? Concreto, affidabile e oltretutto è una regione che ha delle grandi risorse umane. Risorse umane, a parte che è la regione che ha dei grandi artisti, a parte Giacomo Leopardi, Raffaello, che poi sono citati nell'inno. Nel cuore.